Oggi è una serata speciale per le Rosanero Girls. Allora, che cosa succede? Non è la prima, naturalmente, ma è una delle tante, a dimostrazione della grande partecipazione che avete sempre avuto e di tutto quello che avete saputo fare anche nel vostro angolo di curva. Eh sì, diciamo che ci facciamo sentire, ci facciamo apprezzare per quello che siamo. C'è un gruppo di tifosi rosanero con famiglie e figli a seguito. E stasera, come è nostro solito fare durante l'anno, facciamo delle serate con i nostri beniamini per avvicinarli appunto ai tifosi rosanero. Avremo l'Afferty e fra poco saranno qui, saranno con noi, quindi li faremo un po' divertire, li faremo sentire un po' del nostro calore, il calore che il palermitano di solito dà ai propri beniamini. E speriamo che il Palermo poi, insomma, in quest'anno ci ripaghi per quello che meritiamo, insomma, dai. Senti, vorrei farti spendere due parole in più invece per l'Afferty. Io sostengo, ho detto chiaramente, che se lui giocasse sempre e se fosse servito soprattutto sempre, rivisti i gol che lui ha fatto anche in nazionale, che ha fatto, visto che è uno che segna di destro, di sinistro, di testa, in qualsiasi maniera, soprattutto anche i gol che ha dimostrato di sapere fare in quelle poche mezz'ore che è entrato in campo, indubbiamente potrebbe essere veramente lui il vero grande fuoriclasse del Palermo, solo che se gli si desse un po' più di fiducia. E devo dirti che mi dispiaceva accorgermi che anche Ringhio, quando parlava di lui, lo vedeva meno bene di come lo vedo io. Ma sai, diciamo che abbiamo visto tutti le qualità di Lafferty, infatti non riusciamo a capire come mai questo giocatore viene lasciato spesso in panchina per dare spazio a chi si mangia molti gol, diciamolo solo, a Hernandez. Lasciamo stare Dybala, che è molto giovane, certo, quindi ha bisogno di tempo, ma si vede che è un talento. Però Hernandez ha dimostrato più volte di non avere la testa per poter essere un bomber, e quindi io direi che sia arrivato il momento di dare più spazio a chi ha voglia davvero di diventare un grande campione. Lafferty è uno di quelli sicuramente. Poi spero anche di vedere in campo molto spesso Belotti, che abbiamo capito che è davvero un grandissimo giocatore, quindi grande in questo momento abbiamo bisogno di gente come loro se vogliamo risalire in Serie A. Poi altrimenti, se l'obiettivo della società è quello di vendere Dybala e quindi valorizzarlo, e deve rimanere in campo per valorizzarlo Hernandez, va bene, però lo dicano chiaramente, così almeno uno si mette l'anima in pace e va bene. Però a parte questo, Hernandez ha bisogno davvero di ritrovarsi in quello che fa, cioè il calciatore. Se non ha molta voglia di fare il calciatore, penso che sia giusto dare spazio a chi invece ha voglia e qualità per farlo, e non penalizzare soprattutto la squadra. Certo. Ti volevo fare spendere altre due parole per due giocatori, Malele, sì, che io ho visto in ritiro e soprattutto ho apprezzato moltissimo la sua grande capacità di giocare insieme benissimo con uno che è un grande talento e che è veramente, secondo me, il vero grande talento, che si chiama Embalo. E che io, tra l'altro, visto che nella partita con Pescara ci saranno tante assenze, ti confesso la verità, pur avendo consigliato, non lo dovrei dire ufficialmente, di avere calma con questo ragazzo e quindi di dargli il tempo di crescere, in questa partita, ti confesso la verità, io manderei in campo sia Lafferty che Embalo che il nostro Malele, tenuto conto che Belotti sarà in nazionale, certo, e quindi non ci sarà. Ma guarda, io inizialmente ne ho parlato anche con te, se ti ricordi, davanti allo stadio quando c'è stato il giorno dell'allenamento. A me mi aveva molto impressionato Embalo, quindi anche lui non lo vediamo mai in campo, e questo mi dispiace, perché secondo me questo giocatore, almeno da quello che ho visto in allenamento, è davvero un giocatore molto in gamba, quindi spererei di vederlo. Malele, anche lui l'abbiamo visto pochissime volte. Diciamo che questa squadra è sicuramente giovane, quindi ha bisogno di un assemblaggio proprio da parte del mister. Iachini è sicuramente una persona molto esperta in materia. Ringhio aveva la sua grinta, però non ha assolutamente nulla a che vedere con Iachini. Quindi penso che piano piano li farà vedere tutti, poi alla fine sceglierà lui
chi tenere in campo come titolare e cominciare davvero questa scalata, perché ne abbiamo davvero bisogno. Abbiamo bisogno di una squadra tosta, unita, soprattutto che comunichi fra di loro, perché infine a questo momento abbiamo visto poca comunicazione fra di loro. Però sono sicura che Iachini ce la farà, perché lui ha molta grinta e soprattutto è esperto in questo ruolo. Poi ci è riuscito altre volte ad andare in Serie A, quindi sicuramente ci farà questo regalo. Si riconfermerà, e poi diciamo che è stato un capitano del Palermo, certo, quindi dico, come capitano dove ci può portare? Dove solo ci in può Serie A? Portare? Solo in una bellissima promozione come il 2004, e quella non la scorderemo mai. E magari chissà, questa non dico che sarà emozionante come quella, però è sempre bellissimo condividere queste cose, avere queste emozioni, provare queste emozioni con i propri colori, con i colori della propria città. Melissa, come concludo sempre io le mie interviste, siccome nel cuore siamo rosanero, forza Palermo. Sempre, comunque, dovunque, soprattutto, sempre, tutti allo stadio. Luna rossa, se ne chiude.
Ci sento lo chiamare, non vuole venire.
e aiuta lo mercato a cantare la chitarra, arrarra la chitarra, ciò, ciò, papuccia, ciò, cucurucco, palluglia, ciò, caccaracca, pallaglia, dina, cicirici, ma pollici, e pollici, ma cicirici, senti lo chiamo e non vuole venire, lai, 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 la, 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 la. Aiuta lo mercato a cantare la giumetta, etta, etta la giumetta, arra, arra la chitarra, su, su, la voce, su, cucurò, cu, palluia, du, la caracca, palaia, vina, cicirici, fa bordici, e bordicino la cicirici, senza lo chiamare non vuole venire. E aiuta lo mercato a cantare un tamburino, ta-ta-ta, tamburino, etta, etta la giumetta, arra, arra la chitarra, su, su, fa bordici, su, e aiuta lo mercato a cantare un tamburino, po tamburino, etta etta la trommetta, arra arra la chitarra, show, danza Palermo. Ma che la cappa la iadena, se ci riesce, ma potessi, e potessi, la ci